Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo gameplay assolutamente random su Give Up 2. Ok, non so ragazzi se qualcuno di voi conosce questo piccolo gioco. Io l'ho conosciuto totalmente per caso da uno youtuber spagnolo, insomma anche abbastanza famoso, forse lo youtuber spagnolo più conosciuto. Si chiama Errubius, ragazzi, non so se lo conoscete. No, fai Give Up! Amore, ti ho sempre amato. Mua! Volete dei giocherina sclerare? Grazie, grazie. Ascolta, quindi se sento urlare, tirare pugni sul tavolo è tutto normale? Assolutamente sì. Ebbene, perché Rodrigo appunto ha detto queste cose, ragazzi? Quindi gridare, tirare pugni sul tavolo, eccetera, eccetera. Perché è uno di quei giochi che fanno sclerare, ragazzi, tantissimo. Quindi siccome oggi non effettivamente avevo voglia comunque di portare una delle serie che sto portando, anche comunque per lasciare un pochettino di margine di tempo, ragazzi, visto che comunque purtroppo i giochi che sto portando tra l'altro non creano neanche tutto questo grande interesse, quindi non voglio che la serie vada scemando troppo in fretta nel minor tempo possibile, quindi voglio lasciare un po' di spazio fra una pubblicazione e l'altra. E quindi quest'oggi vi porto questo gameplay totalmente random su questo gioco qua, perché ragazzi fa sclerare. Voi sapete benissimo che purtroppo la mia pazienza non è poi così tanta per quanto riguarda i videogames, per cui è un gioco che tra l'altro, ragazzi, si trova su internet, quindi non lo si compra, non lo si scarica, né niente, si gioca semplicemente su internet. C'è questa musica assolutamente roccheggiante che mi sta facendo esplodere le orecchie ormai da un po' di tempo, per cui vediamo un po'. Ok ragazzi, allora si usano le frecce. Ah ok, le freccette per muoversi e saltare anche. Si usa la freccetta di su, per cui io mi aggiusto la tastiera e ovviamente, ragazzi, i livelli diventeranno sempre più difficili, per cui non ci illudiamo di riuscire con così grande semplicità a completarli. Come possiamo vedere, si creano anche magari dal nulla delle casse, delle piattaforme su cui appoggiarsi, e quindi ecco, il tutto diventa pian piano più difficile. Benissimo, se non riesco manco a calcolare bene dove saltare, siamo a posto. Allora, ecco, allora adesso mi sta sfuggendo già qualcosa, ragazzi, perché da qui a lì non ci arrivo, non ci arrivo manco per il cazzo, insomma. Allora, che mi sta sfuggendo già? Ah, c'è il doppio salto! Cioè, semplicissimo, giocherina, più semplice di così. Vabbè, però se manco riesco a farlo il doppio salto, siamo proprio nella cacca. Ovviamente cominciano, ragazzi, ad aggiungersi degli elementi di disturbo che diventeranno sempre di più. Sempre di più, sempre di più. Eccolo là, infatti, che diventeranno sempre di più. E quindi facciamo attenzione, perfetto, ecco qua. Dobbiamo cercare un attimo. Oh merda, no, no, pure con questa no. Vabbè, cominciamo proprio bene, ragazzi. Stanno pure queste cose che mi sparano addosso. Tra l'altro io ho lasciato il cursore del mouse giusto qua, tra l'altro. Oh, merda. Riuscire a prevedere il momento in cui tutti e due sparano, ecco, e riuscire ad evitare la scatola che scende inesorabilmente. Vabbè, ma me l'ho spostata. Dai, su, che me l'ho spostata. Non mi inventate cacate perché me l'ho spostata. Vabbè, ma mi colpisce lo stesso. Allora, mi colpisce lo stesso. Ce l'ho fatta. No, cazzarola, sono caduta. No, ce l'avevo fatta a farla cadere la scatola senza farmi colpire come una deficiente. Yuhu! Ce la farò? Non ce la farò? Ce la farò? Ecco. Attenzione. Vabbè, però. Mannaggia. Ok, con calma. Con calma, però cercando di evitare i proiettili possibilmente. Quindi aspettate, perché non ci sto a capire moltissimo, eh.
Ok, cerchiamo di farla cadere e adesso di evitare, ecco, i proiettili che inesorabilmente invece mi colpiranno. Ci si mettono pure le punte, però. Intanto il sangue del mio povero protagonista sta cominciando a imbrattare alla grandissima tutte le pareti. E dai, cadi però. Cadi la concia tua armana. Ecco, mo giustamente tornare fino a sopra sarà impossibile senza farsi colpire. Allora, forse deve essere più immediata la cosa, ragazzi. Più immediata. Eva, ma vaffanculo. Deve essere più immediata, dai. Più rapid. Più rapid. Più rapid, sì. Però intanto cerca di arrivarci dove deve arrivare. Mannaggia la pupazza. Dai, che cazzo. Vabbè, allora, sto ancora cercando un minimo, ragazzi, di mantenere la calma. Vediamo a quante morti riuscirò ad arrivare. Sono soltanto a livello 7, quindi fate un po' voi, insomma. È impossibile, è impossibile. Cioè, no, è possibile, ragazzi, perché ovviamente i livelli sono stati creati in modo di poter, di poterli superare, ovviamente. Ma vattene a fanculo, minchia, sono riuscito a non farmi colpire dalla scatola, mi prende il cazzo lì di proiettile che arriva e mi colpisce. Ma che cazzo, perché ho fatto il doppio salto lì, sono andato addosso. Cioè, vedete, ragazzi, hanno previsto tutto, i pezzi di merda che hanno fatto il gioco. Pure il fatto che tu puoi andare a finire sopra le punte lì. Eccolo. Vabbè, però, minchia, riesco ad evitare una cosa, mi colpisce l'altra cosa. Cerchiamo di mantenere la calma, perché è con la calma che si risolve tutto. Minchia. Vabbè, però, raga, non mi avrete stavolta. C'è rimasto un resto, un mio resto lì. Che meraviglia il mio resto, eh. Non mi avrete. Non mi avrete. No. Oh. Ok. Oh, merda. Oh, ok. Ok, fermi tutti. Fermi tutti, perché il laser va e viene, ecco. E intanto pure i proiettili vanno e vengono. No, no, oh no, non ce la farò mai, ragazzi. A questo livello non ce lo so che non ce la farò mai. È impossibile. No, no, cazzo, il doppio salto. Cazzo, minchia, ce l'avevo fatta. Il doppio salto che mi ha fregato, ecco. È stato il doppio salto che mi ha fregato. Ce l'avevo fatta, c'ero riuscita. Accidenti. Salta. Aiuto. Ok, dobbiamo partire spediti. Vabbè, calcola bene i nostri movimenti. Sì, calcolarli bene, 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 benissimo proprio i nostri movimenti. Oh, ma cazzarola, ci vuoi arrivare? No, 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 non ci siamo, non ci siamo. Ma vattene a fanculo, minchia, pure il laser. Ci mancava pure il laser. No. Vabbè. Se continuo a cadere sempre sullo stesso punto. Ma vaffanculo, minchia, ma il laser non torna indietro? Cioè, fa qualcosa per evitare che mi caschi addosso, che mi prenda in pieno come sti proiettili malefici. Continuare a cadere. No, cazzo. Allora, vabbè, però. Con calma. Scendi pure tu, la conce tu madre. Ecco, mai esalta addosso, ma pure io. Minchia, che tempismo di merda, pure io. Eccolo là, di nuovo. Con calma, tutto si può fare. Con calma. Tutta la calma del mondo. Cioè, no, raga, non è possibile che io non riesca. Non è possibile. No, ma dai.
dai! No, oh dai, per una volta che penso di fare una cosa magnifica, epica, unica. Cazzo! Dai, dai! Chiacero! Ok, 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 che pausa, pausa! Ok, cosa può esserci di peggio di quello che ho appena fatto fino ad ora? Non lo so, perché... perché? No, oh, sì, miracolo! Miracolo, avvenuto il miracolo! Oh, ok, devo far cadere le scatole prima, ragazzi. Questo è poco, ma sicuro. Che stronzi che mettono le spine subito lì all'ingresso. Ma vaffanculo, pure te, ne. Oh, piano, 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 piano. Ci sono, ci sono. Sì, 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 sì. Ok. Abbiamo finalmente cambiato tipo di livello. Vabbè però, non si può sbagliare una cosa del genere. A quanto pare si può. E non puoi essere super veloce e agile per evitare una spina e una ruota di merda. È possibile che tu non puoi essere così. Opla, ok. Questo, ragazzi, non mi stupisce perché giustamente avendo già visto altri gameplay di que... Vieni, figlio di una grandissima. Torna pure indietro. Ah, torna pure indietro. L'hanno fatto pure che torna indietro. Come se adesso fosse un mio problema il fatto che torna indietro. Forse lo sarà più avanti, probabilmente. Va bene. Ok. Rendiamo ancora più complicate le cose. Sì. Vabbè, ma vaffanculo. Cioè, non mi faccio colpire da un rinoceronte che pesa 500 kg che mi viene addosso. Mi faccio colpire da delle spine che stanno lì immobili e ferme. Ah, qua c'è sta una cosa che si chiude, non l'avevo mica vista. Hop. Hop. Ok. Ah, cioè mancava il Gengar volante lì con le alette. Piano, ok. Con calma. Nessuno mi corre appresso. Nessuno mi corre appresso. Ah, merda. Ok, aspettate perché la cosa è diventata abbastanza problematica. Il pipistrello è andato via. Grazie, pipistrello di merda. Grazie. Yahoo! Sì. Andiamo avanti. Ok. Forza. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cazzarola la fretta. Sta arrivando il pipistrello. Sta arrivando il pipistrello. Aiuto, arriva il pipistrello. Ok. Ok. Fermi, con calma. Il bel pavimento di lava. Yuhuu. Sì. Come faccio a correre col pipistrello che fa avanti e indietro? Ok. Calma. Ok, incredibile. Se ne vada, sì, se ne va. Sto paio di pelle, se ne va. Torna, 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 torna. Ok. E dai, no. Sì. Avanti così, avanti così, avanti così, avanti così. Posso farcela. Ok. Calma, 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 calma. Ok. Calma, calma. Merda, meno male che l'ho vista. Ok, aspettiamo il pipistrello, ritorno indietro. Ritorno indietro. Vattene. Ok. Ok, la ruota arriva fino a su. No, no, non ci abbiamo fretta. Non ci abbiamo fretta. Sì. Yahoo! E vai. Pure un altro rinoceronte di sopra. Yeah! Ok, avanti così. Non ci ferma nessuno. Avanti così, non ci ferma nessuno. Ok. Va su, va giù, va cazzo no! Che due palle, che due belle pallone! Vabbè! Va su, grazie, il fuoco si spegnerà adesso, va!
minchia, pipistrello merdoso. Ok, ok. E di nuovo. Oh. Ah! Cazzarola. In pratica. Ok. Ok. Oh, oh, che cosa volete da me, dalla mia vita? Non so se aspettare di far tornare il pipistrello indietro. Mi sa che la cosa più saggia da fare, visto che già c'è il rinoceronte lì che ci aspetta proprio imperterrito, ci odia. Pronti? Ah! Ok, ok, ultimo step. Attenzione. Ah! Ah! No! C'ero, ragazzi, ce l'avevo fatta, l'avevo finito, l'avevo finito, accidenti. Culo, minchia. Ma dai. You're making quite a mess. Ok. Ora con calma. Aspettiamo che torni il pipistrello della cippa. Con calma. Ah! Va bene, perfetto. Ok, sono tornata al piano di sotto. Fa niente. Dai, muoviti. E che cavolo! No, raga. Zitto! Io voglio conoscere e guardare negli occhi per scrutare all'interno della sua anima il mostro che ha creato questa cosa. Definirla gioco credo sia impossibile. Voglio guardare in faccia e scrutare nella tua anima per sapere cos'hai lì dentro per creare una cosa del genere.